Ready, go! Ciao amico visionario che come me ami il cinema e le serie TV, io sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm e questa è una nuova recensione, un mio visio selfie, come mi piace chiamarlo, di un film che ho visto al cinema. Si tratta di Romeo e Giulietta di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Bui e tanti altri. Ma prima di andare avanti ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto e seguirmi sui social dove troverai contenuti tutti i giorni. Ma ora torniamo a bomba alla recensione del film Romeo e Giulietta che ho appena visto al cinema. Devo dire che io farei un appunto sulla descrizione. È descritto come commedia sentimentale. Ecco, io lo descriverei più come commedia e soprattutto non ti farà trarre in inganno dal titolo, perché io pensavo che fosse una rilettura, per esempio, del classicone di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Ecco, no, toglietelo dalla testa, non c'entra nulla se non altro che è lo spettacolo che viene messo in scena nella narrazione di questo film e durante il quale, a corollario, diciamo così, della costruzione di questo spettacolo teatrale, succedono delle cose divertenti, ecco. E non ti voglio ovviamente spoilerare nulla per rovinarti il gusto di vedere il film. Comunque, ecco, toglietelo dalla testa, non c'entra assolutamente nulla con il dramma di Shakespeare, il dramma romantico, ecco. Quindi non si può nemmeno definire una commedia romantica, è una commedia, basta. Ecco, l'unica cosa che devo dire di negativa forse su questo film, che te lo dico subito, a me è piaciuto, l'ho trovato veramente fresco, carino, divertente, ecco, forse magari il ritmo della prima parte del film è un pochino lento e fatica secondo me a decollare, ad arrivare al dunque. No? Dalla seconda parte del film in poi invece gli eventi si susseguono e insomma vieni preso dalla catena degli avvenimenti, ecco, quindi c'è una lunga fase preparatoria, diciamo così, per arrivare al clou, ecco, del racconto, al nocciolo del racconto. La cosa più bella di questo film, l'aspetto più riuscito, è quello della recitazione, perché ci sono dei protagonisti che da soli reggono il film e sono un Sergio Castellitto, che è sempre in grandissima forma, e Pilar Fogliati, che io ho conosciuto con le serie TV Cuori, disponibile su Rai Play, e Odio il Natale 1 e 2 su Netflix. Io l'ho amata e la sto amando sempre di più, perché qui veramente esce fuori l'attrice che è, ecco, è veramente meravigliosa e soprattutto mi ha colpito tantissimo il cameo, perché alla fine è poco di più di un cameo, di Margherita Bui, invecchiata e imbruttita per interpretare il ruolo della nonna, che è veramente fantastica. Questo ruolo la Bui lo ha veramente interpretato in una maniera grandiosa, è uscita fuori un'attrice veramente, l'amo moltissimo, anche lei secondo me merita veramente il prezzo del biglietto. E poi ci sono comunque tutta una serie di attori, o tutti in parte, devo dire la verità, recitato molto bene questo film, ma ecco, l'encomio va secondo me a Margherita Bui e Pilar Fogliati e Sergio Castellitto, ovviamente, che ve lo dico a fa. Ecco, l'unica cosa magari è una Pilar Fogliati che, tra parentesi, vi apro una parentesi, si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Veronesi per questo film, quindi un artista insomma a tutto tondo. E poi vabbè, ve lo anticipo, Margherita Bui sta per uscire anche con un film da regista, quindi voglio dire, girl power a manetta, molto bene. E questo film secondo me però, ecco, sulla regia, ecco, qualche pecca, a parte la costruzione un po' che parte lenta, ma secondo me anche c'è un sottotesto di fatto di una narrazione verticale, si dice, sì, fatta del tema la seconda opportunità, le seconde opportunità, perché l'attrice, la protagonista, diciamo così, ha un passato che le rende un po' difficoltoso il suo mestiere di attrice di teatro, e però in fondo anche il protagonista maschile, il regista teatrale Castellitto,
cerca una seconda opportunità o un'opportunità per chiudere la sua carriera che ormai insomma ha perso un colpo, e c'è anche un non detto della seconda opportunità anche per quanto riguarda uno dei protagonisti maschili, Domenico Diele, però per fatti di cronaca che qui non voglio parlarne perché veramente non ha senso, però ecco, ho percepito questo profumo di seconda opportunità che però nel film viene un po' fatto annusare, un po' la profumiera, no? Te la fa annusare e poi non te la dà, ecco, viene fatto annusare ma non viene portato secondo me a compimento, totalmente a compimento, viene aperto, è un discorso che viene aperto e lasciato lì, ma va bene così, perché comunque devo dirti la verità che alla fine della fiera il film mi è piaciuto e te lo consiglio. Per il momento è tutto, mi raccomando lasciami un like, seguimi sul canale YouTube, seguimi su Facebook, su Facebook, TikTok, Instagram, tutti i social se ancora non lo fai, o anche su Spotify o Amazon Music, e per il momento ti saluto, ti auguro buon cinema a tutti!